No, che... come lui. Ma come passa uno e mi frega la telecamera. Prima lui, prima la domanda, prima lui. Oddio, facile. Cioè, questa è una domanda. Vai, ma no, lui è il... questa esperienza, sostanzialmente lui è il leader incontrastato, no, del gruppo, che è lui sicuramente. No, ma lui però è sto creando zizzania, cazzo. Lui taglio. È il leader del gruppo, nonostante la fama e la notorietà, sta in mezzo qui e quattro stronzi prima del concerto. Non ha l'aria da dire. Non ha l'aria da dire. Perché io sono di Colonna. Di Colonna. È un coglione. Passiamo al leader del gruppo. Questo è il lead guitar. Il Gigi, ma manco non mi ha manco salutato. Saluto. Ciao. Sì, no, questo genere che non si capisce bene che genere del sia. Gruppo. Comunque, molto alternativo. Diciamo che è un... ci stanno a guardare tutti come se fosse veramente la Rai. Cioè, ci hanno fatto il circoletto intorno. Tossi, guarda che io ti porterò a diventare tipo per GM, tu ci scherzi. Che tipo vedete, c'è bisogno di gente seria qua. Che tipo di musica provate? Lascio un'intervista se si che spacco la telecamera. Capito l'approccio? Così, tanto se non è la liberatoria. Sono diventato in questo momento il leader del gruppo. Ah, ecco, perfetto. Ah, lui, allora, il leader del gruppo. La domanda fagliela a lui, quella è difficile. Il batterista del gruppo, il leader storico. Non ho il batterista, perché il batterista? Il batterista. Il batterista. Se ne ha preparato un'intervista. È vero, perché io sono l'unica cosa che sai è che lui suona la batteria. Ma almeno è un batterista. Ma se parla a lei, che deve mettere zizzania. Vabbè, quindi alla fine la domanda non è uscita fuori ancora. La domanda è questa scelta un po' spuleggiona di fare gli antivivi e di stare qui in mezzo al pubblico. Vicino al secchione della mondezza, ripreso, lo sto a vedere. Perché c'è un motivo molto profondo, perché dentro non si può fumare. Ecco, hai visto? Non è da dire questa cosa. No. In effetti, insomma, c'ha anche ragione, tra l'altro. Insomma, che... Vabbè, diciamo che per adesso è finita qui. Vai. Mannaggia, mi siete sfocato. Allora, se fai così per l'occhio, spettacolo. Col microfono, prego. Il microfono, mettetevi il microfono. Vai. Allora, la domanda è: cosa rispondi a tutti quelli che dicono che la vostra musica assomiglia a quella dei System of a Down? È una domandona questa. Che devo dire adesso? Che ne so, intanto se è vero, non intanto è vero. Ascoltateci, poi dopo direte a chi. Chiaramente io t'ho ascoltato. Ne sarai contento. Ma che assomiglia. Così sarebbe. No, però tu ritieni che questa frase sia corretta, nel senso. No, non è corretta. Secondo te le vostre quattro canzoni non assomigliano vagamente? No, anche perché non si assomigliano a nessuna. Giornalista cattivo, ma prima c'era quello che faceva le domande che era più bravo. Ora la faccio per alcune. Va bene, bello. Vediamo che risponde lui. Vai. Rispondi a tutti quelli che dicono che la vostra musica assomiglia a quella dei SOAD. Dei SOAD? Beh, noi pigliamo molto dai SOAD perché comunque... Attingete? Non sono sti SOAD. Dai, che sto male. Cattivo. Cioè, c'è un mal di gola, sennò sarebbe andata da molto meglio, ve lo dico subito. Ah, già le stai a parare, Bravo, bravo. Vabbè, quindi... Una bella serata, siete venuti proprio in tanti, se venivate voi era vuoto, era proprio vuoto. Poi nemmeno la tessera ci hanno fatto pagare, che erano 6 euro. Però mi hanno spacciato un Talisker per un whiskaccio di Bongembi. Per il contrario? Sì. Vabbè, sono ancora troppo lucido perché il vino mi è passato, oh, bisogna che mi gioco il jolly, ci abbiamo anche una consumazione gratuita. Devo fare una cannetta? No. Oh, se poti, vabbè. No, non è che si può proprio fare perché già io mi sbaglio tutto, quindi è buona. Vabbè, quindi la domanda non è risposta. Noi prendiamo spunto perché noi ci piacciono i SOAP. SOAP. Perché sei Cunetta? Una domanda alla futura rockstar. Perché ti chiamano Cunetta? Futura rockstar, ti sei lavato? Questo è il live in cui non ci si lava, no. Per rispondere, no. Oddio, no. Se volete, che possiamo provare per credere. Che sincronia, ecco. Devo fare il film Arpunetta. Bella. Hai
Chi è? Sì, sì, te si vede, te si vede. Italia 1. Lucia. Poi proprio non c'è sconfinfera proprio sta cosa. Ciao Luz. Ciao Luz. Ciao. Mi manda di prendere qui. Sempre il film che devo fare al cunetta. Italia. Però sempre. Italia. L'intrusore. Beh, basta, sono arrivato io, ve ne siete dannati. Io penso di fare un giro prima. Voglio sta cazzo di telecamera. Io devo fare un film. Devo riprendere tutto starti, devo fare l'intervista con te. Ciao Freud, mia no, grazie, mi viene di buco. Un sorriso per la stampa? Sì, Gigi è pagliazzo! Bella il Gigigno! Fammi riprendere Lucia mentre chiacchiera. Prendi mezzo! Riprendi mezzo! Ma aspetta, non ti ho visto! Oh, andiamo a fare un po' sta cazzo di intervista al cunetta! Siete fuori!